Buonasera a tutti e a Tokubaki. Oggi giovedì continuiamo a studiare giapponese insieme. Siamo arrivati a 80esima lezione, come tu la trovi, continueremo fino alla centesima, poi ci fermiamo. Anche se è di buona fede, insomma. Continueremo fino alla centesima. Poi vedremo, faremo altre cose, studiamo. Sto pensando di fare altre cose giovedì e studiamo. Allora, intanto vediamo se funziona tutto bene. Vediamo il chat. Ah, non so se mi ho chiesto mai, che ne pensate della musica? La musica che c'è durante l'anteprima, insomma, di Controversia. L'ho composta io, ho scritta io la musica lì. L'ho fatta io proprio, ho computer, quindi l'ho scritta io. Ma cosa ne pensate? Com'è? Non è mai quella musica. Un musichetta, un jingle, l'ho scritto io un po' di tempo fa. Vediamo intanto i chat. Se volete fare feedback di cosa ne pensate, io sono contento. Allora, ok, in chat funziona. Questi sono i punti comandi: non è book social e i tre libri per vediamo appunto. Abbiamo usato precedentemente, ma sono sempre validi per studiare giapponese. Quindi la grammatica giapponese da parte editore, il dizionario italiano giapponese da Zanichelli e il dizionario di Kanji da parte editore. Quindi, se voi mettete il link, cioè mettete il comando arriva fuori il link per andare su Amazon e acquistare il libro se volete acquistarlo. Come trattato non ci vale niente, quindi lo faccio solo come appunto come per dirvi appunto i libri che uso per studiare giapponese, come informazione, quindi non è che ci vale niente. Se avete acquistato io sono contento perché userete appunto lo stesso libro che ho usato io per studiare giapponese. Come trattate questo qua che usiamo adesso, il Giappone senza sponsor da Simi, non ce l'ho messo perché adesso c'è un'edizione diversa, questa è un'edizione vecchia, quindi dopo non corrisponderebbe quello che usiamo adesso, quello che uso io con quello che troverete a vendere. Quindi se lo trovate usato, adesso non so, però questa è un'edizione vecchia in due volumi, adesso c'è un'edizione nuova in volume unico. Questa è degli anni 90, quindi beh, vecchietta, però è sempre valida. Allora, comunque, come vedete, non c'è più. Non c'è più. Non vedo più. Come va? Non passo. Non c'è più il coso sopra lì nel. Capisco, non c'è più. Contattore follow, perché non c'è più? Non appare, perché non appare? Niente, non appare più il contattore. Cioè, ieri c'era. In alto c'era il contattore follow, insomma, sembra 10, 12, 11, insomma, se. Sono pochi, quindi iscrivetevi al canale, vi fate aumentare appunto il canale, per far diventare canale follower, per far diventare canale affiliato a Twitch, perché appunto iscritti sono pochi e non si possono fare varie cose, come se voi non potete fare il sub, non potete usare i bit e quelle cose lì, perché appunto il canale è un affiliato. Quindi se volete sostenere il canale potete fare piccola donazione, e se volete appunto sostenere il canale potete fare piccola donazione tramite Streamlabs o Kofi.com, qualche speech, quindi se volete mandare io vi ringrazio già da ora. Oppure potete acquistare il mio ebook che trovate su. Cioè, su trovare. Che trovate su Amazon a 5 euro. Quindi, se volete sostenere il canale, potete fare queste due cose. Appunto. O fare una piccola donazione, oppure acquistare il libro su Amazon, o tutte e due se volete. E poi, naturalmente, potete iscrivervi, è gratuito, potete iscrivervi ai vari social. Quindi, oltre qui al canale Twitch. Trovate il canale YouTube dove io metto tutte le live precedenti, quindi trovate le precedenti lezioni, trovate tutte sul canale YouTube. E qui su Twitch appunto sono scomparso, perché dopo 14 giorni di video vanno via, vengono eliminati perché appunto il canale è affiliato. E poi a un certo punto, insomma, anche quando uno è affiliato, mi pare, insomma, dopo un mese o due, insomma, scompare il video. E quindi se volete vedere tutte le live precedenti potete andare sul canale YouTube, iscrivervi al canale YouTube e ritrovate tutte le live precedenti, quindi qui del mattino quando parliamo di manga, letteratura giapponese, di cinema giapponese, poi del giovedì appunto quando facciamo lezioni con giapponese, poi del sabato quando giochiamo un po' con giochi vintage, si chiama Master System, Nintendo 64 e vediamo qualche video quando ne troviamo. Adesso purtroppo ultimamente non riesco a trovare nessun video interessante sul Giappone, però continuiamo sempre a giocare, proprio sempre. E quindi trovate tutti i video sul canale YouTube. Oltre ai video che faccio quando sono in bici, itinerari cicloturistici, la comincio ancora. Adesso aprirò la vedrò se riesco a fare qualche altro video, perché c'è qualche altro posto che ancora non ho fatto, non abbiamo visto, non sono andato a vedere. Cioè, l'ho visto io quando sono uscito in bici, però quel video non l'ho fatto.
Quindi Wi-Fi dopo continua a fare, finisce, altri posti bei da vedere. Quindi trovate tutto su YouTube. Poi c'è la pagina Facebook dove metto sempre gli avvisi. Quando faccio le live, anche stamattina ho messo un avviso che avevo fatto la live. Stasera vi iscrivete, così siete sempre aggiornati per sapere se c'è qualche problema che devo magari inviare a live qualcosa, un orario, insomma, spostare qualcosa. Voi siete sempre aggiornati, che metto sempre l'avviso sul canale Facebook, sulla pagina Facebook. E poi c'è il gruppo Facebook, voi iscrivete al canale, io vi invito al gruppo. Poi c'è la pagina Instagram dove metto le foto, cose, se gli vai, qualche volta metto un meme, qualcosa così. Adesso sto facendo un po' di meme, una volta ogni tanto faccio uno. Quando mi viene ispirazione faccio uno. E poi metto anche altre foto di cucina, di cibo, insomma, così vai. E poi c'è la pagina TikTok, adesso questo poi spero di pubblicare un po' di tempo, che lo dico però, non riesco mai a trovare il tempo di farlo, qualche altro video lo pubblicherò su TikTok. E poi c'è la mail, talkbacking@chiocciolavideo.it, se volete contattarmi anche in modo diretto, oltre ai post che potete mettere sui vari social, potete anche usare la mail se volete. Ok, a questo punto iniziamo. Purtroppo non c'è più, non capisco perché non c'è più. Il contatore di forma. Prima c'era, adesso non c'è più. L'altra c'era, mi sono controllato, adesso non c'è tempo, adesso devo andare su Streamlabs e controllare perché non funziona più. Non capisco. Guardo un attimo, vedere. Veramente c'è. Perché non si vede, capisco perché non c'è più, cioè il coso c'è, l'oggetto qui su la fonte su OBS, però non c'è più. Oh, vabbè, metto a posto la prossima volta. Allora, dato che chiudo cose che non servono, questo via, e apriamo il programma di scrittura, così iniziamo a scrivere, a leggere, prima leggiamo, poi scriviamo il testo. Allora, vediamo un po' se si vede. Allora, qua su OBS lo vedo, dovrebbe comparire. Adesso aspetto un attimo, dovrebbe comparire. C'è un po' di ritardo sul canale, il controllo, appunto, il computer che tengo per controllare se funziona, dovrebbe comparire. Ecco, infatti è comparso proprio qua. Ora lo vedo. Ok. Nihon e Iku. Andrà in Giappone. Questo è il titolo del dialogo che facciamo oggi. Che leggiamo oggi. Questo dialoghetto che c'è appunto sul libro Giappone senza sposo, da Assimi, volume secondo. Adesso come al solito ve lo leggo. È tutto in giapponese e poi piano mano a mano traduciamo. Lo scriviamo e lo traduciamo. Allora. Quindi Nihon e Iku. Quindi andrà in Giappone. Kotoshi no natsu no bakantsu wa doko e ikimasu ka? Nihon he ikimasu. Kyonen mo ita, mo no dewa nai desu ka? Maitoshi ikete, urayamashii desu ne. Scusate come ho tradotto, se sto un po' per leggere, perché c'è le parole che bisogna ricomporre, perché sono fatte un po' a sillaba, sono sillabate, quindi bisogna che a mano, mentre lo leggo, devo ricomporre la parola, quindi è fatto così, sono appunto per far capire meglio come sono le varie sillabe. Allora, comunque dopo vi diciamo tutte frase per frase qui. Allora, e sotes ga kotoshi ga kisha de ikun desu. Shibuya kei yu no kisha de ikun desu. Hikoki no hoga ga hayai desu ga sumanai desu. Demo pari kara mosukuwa made wa ikoki de ikimasu. Toshite muskowa de kisha di noikaete. Qua adesso c'è una parola un po' difficile da leggere, perché proprio è una trascrizione in inglese della parola, in giapponese, anzi non è proprio inglese, è una trascrizione, un nome di città uso in giapponese. Uraju su toku, cioè Uraju su toku serve, Uraju su toku serve. Made ikimasu, aspetta, non vedo tutta la frase. Toshite Moskowa de kisha ni noikaete. Uraju su toku made ikimasu. Sore ka Nihon made fune ka hikoki desu. Tanto che abbasso il ritorno di cuffia, mi dà fastidio. Abbassarlo, no? Tengo un sottofondo per vedere se appunto se continua a funzionare. Allora, continuiamo. Jibun Jigan
Zubun Chikanga, Kakao de Sho. Hey, Shikashi Soi de Ita Kotono, Kotonoaru, Tomurashi di Yoruto, Chikano, Kankakuga, Nakunaru, Node, Zenzen, Taizu Shinai, Sodes. E vediamo ci sono varie note qua da leggere, sono cose particolari che vengono fuori in, questa, in questo dialogo, come abbiamo visto. Cioè abbiamo visto la grammatica, però qua lo spiega meglio. Itsu shupatsu shimasuka? Mada hakiri kimete imasen ga. Shichigatsu no hajime ego ni naru to omimasu. E qui questo fa, adesso lo dico subito, fa un dialogo che diceva vuoi andare in Giappone e vuoi partire da Parigi usando il treno. Cioè prima prende l'aereo fino a Mosca e poi da lì usa la Siberiana, Transiberiana. Transiberiana attraverso la Siberia e poi a partire so che prende la nave e va in Giappone. E questo è il sunto del racconto che fa. E oh, non ho fatto apposta, è venuto fuori così, però insomma parlavo di Russia, come sta succedendo adesso, però insomma. Il testo è venuto fuori così. Io seguo, vado di pari passo come il libro, quindi faccio lezione per lezione, non è che salto, vado a cercare una lezione all'altra. Stavolta è capitata questa lezione qua. Questo dialogo qua dice andare in Giappone dall'Europa attraverso la Siberia, quindi è capitato così. È il caso, appunto. Adesso la sensazione, sapete cosa sta succedendo, quindi insomma, vediamo che si risolva, insomma, quindi, che vada tutto bene, insomma. Possa migliorare il prima possibile, perché sennò qua siamo un po' messi male con la situazione attuale. Vabbè, ci vediamo qualcosa e cerchiamo appunto di sbagliarci un po', non pensando almeno più un'oretta o due, non pensando a quelle cose, ma pensando a questa cosa di cultura, insomma, di studiamo giapponese, quindi passiamo a qualcos'altro. Un po', almeno un paio d'ore. Ah, oh, dai, mi sei incaricato il coso qua. Microfono, un attimo. Ok, allora, come al solito sempre di là facciamo A e B, A e B, quindi questa volta è semplice, sono due che parlano, due che fanno domande, quattro rispondono. Allora, prima frase, dicevamo, Kotoshi no natsu no bakantsu ga, bakantsu wa, koto e ikimasu ka, cioè fa la domanda, dove andrà quest'anno per le vacanze estive? Bakantsu punto è vacanza, parola, quindi scriviamo in katakana perché parola di origine straniera, quindi riprende la parola. Credo che sia, beh, italiano, c'è cioè la vacanza, quindi si dice anche in inglese, quindi vacanza. C'è parola, l'origine straniera per loro, in Giappone. Allora, quindi cominciamo a scrivere. Allora, sempre, come al solito, sempre in italiano, poi in romaji, c'è la trascrizione in caratteri latini del giapponese, italiano, scusate, prima in giapponese. Poi in romaji, che è la trascrizione in caratteri latini del giapponese, e poi la traduzione in italiano. Allora, Kotoshi no natsu, cioè sarebbe l'estate di questa di questa di quest'anno. Kotoshi di quest'anno. Kotoshi di quest'anno. Questo è il kanji che serve per dire adesso, IVA, e questo è il kanji per anno, quindi quest'anno, l'anno che viene, che è adesso. Kotoshi no natsu, che appunto è estate, natsu no vacanza, c'è la vacanza, adesso vediamo se mi va direttamente. Vacanza, ecco qua. Vacanza, scritto in katakana appunto perché è parola di origine straniera. Quindi, ho detto altre volte, le parole di origine straniera vengono scritte sotto in katakana. Ha, c'è qua. Toko e ikimasu ka, cioè dove va? Toko e ikimasu ka. Punto di domanda, cioè punto di domanda, cioè il ka che rende la frase interrogativa. Allora, quindi scriviamo oggi Kotoshi no natsu no vacanzu vacanzu qua toko e ikimasu ka. Quindi, dove andrà quest'anno per le vacanze estive? Dove andrà quest'anno
vacanze. Vacanze estive. Ma ho scritto male. Vacanze estive. E qua punto di domanda ci va perché appunto è in italiano, ci va punto di domanda. Allora, B e B risponde, vediamo cosa dice B. B dice Nihon e Ikimasu, cioè andrò in Giappone. Cioè questo scrimpare in giapponese, poi insomma vuol dire non è in giapponese, non sta in Giappone. Poi, naturalmente questo è il dialogo giapponese, quindi lo facciamo in giapponese. Allora, Nihon e Ikimasu, cioè andrò in Giappone. Naturalmente Ikimasu abbiamo visto la grammatica e sia presente che il futuro, perché il futuro giapponese non c'è, cioè non c'è proprio una forma, non c'è una forma specifica, cioè, si usa la forma del presente. C'è il passato e il presente che fa anche da futuro. Non c'è la forma futura del verbo. Dal contesto si capisce. Nihon, Nihon, Nihon. E Ikimasu, Ikimasu. Cosa abbiamo visto? Abbiamo fatto i verbi. Quando abbiamo fatto i verbi con la grammatica, quindi appunto non c'è la forma. Non c'è la forma specifica per il futuro. È lo stesso, la stessa forma. Allora, andiamo a sempre, Nihon e Ikimasu, Ikimasu. Attualmente Nihon, non so se avete detto, si dice Nihon, noi diciamo Nippon, cioè diciamo, noi diciamo Giappone, però in un senso è Nippon, Nippon è la pronuncia che si usava ai tempi prima della seconda guerra mondiale, cioè più da nazionalista, infatti chi dice Nippon è un po' più nazionalista come pronuncia. Oggigiorno si dice Nihon in Giappone. Non si dice più Nippon, anche se può dire anche Nippon, non è che c'è dov'è, però la forma più corrente è Nihon, adesso, però anche aspirata, Nihon e Ikimasu. Quindi andrò in Giappone. Andrò. Nippon è la forma che si usava appunto ai tempi, prima della guerra, durante la guerra. Giappone, Giappone, appunto. Andrò in Giappone. Che parla, vediamo cosa dice. E fa la domanda. Kyonen mo ita no de wanai desu ka maitoshi ikete. Urayamashii desu ne. Non c'è andato anche l'anno scorso? La invidio perché ci può andare ogni anno. Ma qui facciamo un attimo un'analisi grammaticale perché appunto è la frase un po' più complessa. Allora, Kyonen è l'anno scorso, infatti vediamo la differenza. Kotoshi vuol dire quest'anno, vedi, Kyonen è l'anno passato, l'anno scorso. Mo vuol dire anche ita, essere andato. No de wanai desu ka, essere, il fatto di non, di non essere andato, è, quindi non c'è andato l'anno passato. Adesso qua c'è la nota, proprio la lei. Maitoshi ikete, ogni anno, Maitoshi, che qua vediamo sempre la forma, di qua si dice sempre Toshi, Toshi, quindi Kotoshi, Maitoshi, invece Kyonen si dice Nen. Nel kanji è lo stesso, però si dice, in certi casi si pronuncia Ren, in certi casi si pronuncia Toshi. Quindi cambia un po'. Vuol dire sempre anno. Ikete, poter andare. Urayamashi, che è un aggettivo, vuol dire essere invidioso. Desne, quindi sono invidioso. Ne è sempre quella particella che si mette dopo, intorno alla frase. Allora, qui c'è la nota. Allora, ita no de wanai desu ka? Allora, è una di quelle accumulazioni di forme verbali, di suffissi, per cui vanno pazzi i giapponesi. Sto leggendo la nota. Vogliamo scomporre e accostarsi a ciò che sappiamo. Allora, vi ricordate, lo des, che alla fine di una frase dà una sfumatura di spiegazione, abbiamo già visto appunto in precedenza, lo des. Quindi, qui si tratta soltanto di questo lo des. Il des è alla forma negativa, grado inferiore, de wanai. Quindi, si aggiunge des per farne il grado medio. Quindi cambia. Quindi diventa de wanai desu. E des dopo con des che c'è dopo un'altra cosa che sarebbe il des e sempre e quindi sarebbe il fatto di non è dice, si ripete proprio così quindi devo andare sarebbe no des no devo andare no devo andare sarebbe no des alla forma inferiore che dopo diventa con il des finale diventa forma media è una cosa una forma precisa del giapponese. Allora, quindi scriviamo. Allora, andiamo giapponese. Ok, allora. Kyonen, cioè l'anno passato. Kyonen. Kyonen, ecco qua. Kyonen. Mo. Itta.
ita che è passato appunto di andare, di iku, ita, no, de, wa, dai, des, ne, no, si desca, la domanda, desca. Se mi sto bene, ti guarda, desca, ok, mai toshi, mai toshi, uiano, ikete, ikete, e qua sempre ikete, però sempre iku, poi c'è quel te che abbiamo visto precedentemente, che serve per dare la prosecuzione della frase, di un verbo che però non termina la frase ma continua la frase, perché infatti la voce uayamashi desde. L'aggettivo, l'aggettivo lì, des, de, des, de, uayamashi, des, de, ok, quindi, yomashi, allora abbiamo detto, kyonen, 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 mo, ita, no, te, wa, nai, ではないですか、ですか、毎年、いけて、いくわ、うらやましいですね。ですね、ですね。Quindi abbiamo detto la traduzione, non c'è andato anche l'anno scorso? No, c'è andato anche l'anno scorso, di domanda, l'invio perché ci può andare ogni anno. La invidio, la invidio, perché ci può andare ogni anno, può andare ogni anno. Naturalmente intanto butto l'occhio sulla chat, quindi io non c'ho proprio davanti la chat, quindi intanto vado sull'altro computer, vedo se c'è magari qualcosa, magari se non mi rispondo subito. Un attimo, purtroppo, anche quando sempre c'è, perché c'ho un po' scostata. Un altro computer. Ok, quindi adesso mettiamo a posto qua, perché se giriamo pagina, quindi giro pagina. Mettiamo a posto queste due frasi, le leggiamo, mettiamo a posto. Allora. Kotoshi no natsu no bakansu wa dokore ikimasu ka? Dove andrà quest'anno per le vacanze estive? E rispondi. Nihon he ikimasu. Andrò in Giappone. Beato lui. Diceva. Kyonen mo ita no dewa nai desu ka? Maitoshi ikete. Urayashii desu ne. E dice. Non c'è andato anche l'anno scorso? La invidio perché ci può andare ogni anno. Ok. Quindi adesso. E B dice. B risponde. Ok. E dice. E so desu ka? Kotoshi wa kisha de ikun desu. Sì, è vero, ma quest'anno ci andrò in treno. Non è già pure in treno. Anche qua c'è un'altra nota. Wa. Ikun desu. In giapponese, come in tutte le lingue, nella conversazione corrente si mangiano certe parti di parole. Qui si mangia la O di no, no desu. Quindi ci rimane un desu. Quindi en desu. Quindi non c'è no desu, ma en desu. Nel giapponese parlato. Quindi anche quando si parla si può. Si può saltare delle frasi o delle parole. L'italiano parlato in certi casi è diverso da quello scritto. In questo caso anche in giapponese c'è questa particolarità. No, e virgola. So. So desu ga. Desu ga. Qui sì è vero, ma. Il ga sarebbe ma. Kotoshi, quest'anno. Kotoshi. Kotoshi wa, kisha, cioè in treno,
Isha. Isha qua. Isha. Isha te. I kudes. I kudes. Des. Ecco questa forma, no? I kundes, invece di essere i kundes, è i kundes. Quindi comaci, e via qua. So, qui c'è una allungata, adesso cominciamo a cercare i caratteri speciali che fino ad ora non è uscito, adesso li mettiamo. O allungata, allungata, adesso questo facciamo così. Aspetta. Ecco così. Ctrl C, così se ritorna fuori facciamo copia e incolla senza stare a cercare. Allora, su, des, ga, virgola, Kotoshi, Kotoshi, wa, kisha, kisha, de, cioè de è il componente di mezzo, de, iku, un, aine, appunto, da sola, iku, des. Quindi la traduzione, sì, è vero, sì, è vero, virgola, ma questa non c'è un treno, dai, c'è pure un treno, questo anno ci andrò in treno, no, a un certo punto, perché insomma, ricordiamoci che il Giappone è un arcipelago, quindi anche poi arrivare in Giappone proprio oltre. Allora, qui è sempre lui che parla, sempre lui che parla, che continua il discorso e spiega come ci va. Allora, Siberia, beh, you know, kisha de ikundes. Ci vado con la Transiberiana. Siberia, keiu, keiu appunto è treno, quindi sarebbe il treno della Siberia, treno della Siberia. Cioè attraverso la Siberia. Via, anziché io via, via, quindi Siberia, Keiu, via, no Kisha, Kisha del Belteno. Quindi la via della Siberia, sì, sarebbe la famosa Transiberiana, che è appunto questa ferrovia più lunga del mondo, no? Che va appunto da Mosca fino a Vladivostok, sul mare Giappone. Allora, Siberia, che questa è un'altra parola straniera, quindi è scritto, adesso vediamo come sembra da Iromaci. I romaci in katakana. Allora, shi beh, ria. Oh, me l'ha preso. Un attimo, me l'ha preso. Io. Allora, ecco questo. Shi beh, ria. Vediamo un po'. Ah, ecco qua, sì. Ok. Ecco qua. I romaci. Dai, questo romaci. In katakana. Katakana, appunto, l'alfabeto che si usa di solito per le parole d'origine straniera. E si usa anche per dare enfasi alle parole, quindi soprattutto sui fumetti, anche per l'onomatopeia, se guardate sui manga, l'onomatopeia sono scritte in katakana. Allora, Siberia, Keiu, Keiu, oh, ma perché non mi dà? Non mi dà giapponese, no, ecco, Keiu, il computer ogni tanto i comandi vanno un po' come gli pare, no? Keiu no, Kisha. Isha, appunto il treno, Isha, de, iku, des, iku des, prima, ikun, des, ikun des, appunto, quindi, Yomachi, Siberia, Siberia, Keiu, Keiu, appunto, via, la via, Siberia, via, cioè la via di Siberia. Da Siberia, da Siberia, tagliamo Siberia, no? Kisha, Kisha de, Iku des, Iku, no, des, Iku des, mi abbiamo detto, ci vado con la Transiberiana, ci vado con la Transiberiana, Transiberiana. Via. Ok, abbiamo fatto. Poi
Allora, sempre che parla, qui fa tutto il discorso, quindi spiega tutto com'è. Frase per frase spiega tutto com'è la situazione. Allora, dice. Sans via, ok. Hikoki no ho ga hayai desu ga sumanai desu. In aereo è più rapido, ma ci si annoia. Quindi, Hikoki è l'aereo. No ho è al lato, sarebbe il lato, cioè dalla parte dell'aereo, sarebbe usare il tuo aereo. Ga. Hayai desu ne. Hayai desu ga. S è rapido, veloce, vuol dire hayai. Quindi è più rapido, più veloce. Ma ga. Tsumanai desu è privo di interesse, quindi è noioso. Tsumanai è privo di interesse. Tsumau è interessante, ma nai c'è. Tsumau è interesse, no? Nai rende negativo, quindi privo di interesse. Niente, non interessante serve. L'accettivo in questo caso, è un verbo che diventa accettivo. Tsumanai desu. Quindi, non è privo di interesse, quindi è noioso. Mi traduce cosa? Ci si annoia. Come tra l'altro questo fa le traduzioni non proprio letterali, al massimo in certi casi mette un po' più per far scorrere meglio la frase, quindi non mette proprio la traduzione letteraria. Allora, quindi scriviamo. Allora, Hikoku, cioè l'aereo, Hikoki, infatti qua vedete come fa anche l'aereo, ovviamente, proprio come simbolo dell'aereo. Hikoki. I cochi, qua. No, o cioè dal lato dell'aereo, qua. Da lato, nel senso facendo questo invece un lato, da un lato invece da un lato, così c'è frase, no? Dal lato una cosa, dall'altro un'altra. Quindi, o, già, hai, des, ga. Scritto Deo, desga. Sumanai desu. Sumanai desu. Sumanai desu. Ok, diamoci. Ga hayai desu. Hayai desu. Ga. Tsumanai desu. Tsumanai desu. In aereo è più rapido, ma ci si annoia. In italiano. In aereo è più rapido. Rapido. Ma ci si annoia. Annoia. Ok, diciamo se fa secondo, visto che dopo andiamo a capo qua. Cioè, abbiamo pagina qui. Allora, e so de so desu ga kotoshi wa ekisha de iku desu. Quindi, sì, è vero, qui lei sarebbe no, come traduzione direttamente sarebbe no, lo considera e, considera. Anzi, anzi, non è no, no, sarebbe ei. E l'interazione dice, sarebbe, sì, si dice hai, però qui si può usare anche so desu ga, quindi sì, però, sì, è così, però, questo anno ci vado qua. Allora, so desu ga, kotoshi wa kisha de ikun desu. Sì, è vero, ma quest'anno ci andò in treno. Shibei akeyu no kisha de ikun desu. Ci vado con la transiberiana. Hikoki no ho ga hayai desu ga tsumanai desu. Quindi in aereo è più rapido, ma ci si annoia. Si annoia. Poi, allora. Vediamo, questo. Ok, questo è quello che parla, quindi continua. Continua, esempio B che parla e dice, allora, ecco qua. Demo pari cara Moscova Moscova made wa hikoki de ikimasu.
vediamo come ho detto un po'. Demo, pari cara, Moscova, Marigua, Kikoki de Ikimas. Comunque da Parigi a Mosca vado in aereo, cioè in aereo, quindi cara vuol dire da, no? Pari cara, quindi da Parigi, Moscova, che sarebbe a Mosca, Mare, quindi fino a Mosca, ci vado in aereo. Il tragitto quello fa in aereo. Potrei usare anche il treno, anche lì, insomma, è bello anche magari. Ma poi nel treno anche da Parigi a Mosca. Un po' più lungo, però. Per essere tutta Europa. Allora. Ma farà tutto in treno anche da Parigi direttamente. Allora, Pari. Anche questo, vediamo se mi lo dà. Pari. Ah, qui è allungato, vediamo un po'. Anzi, demo, via demo, io scrivo, demo, demo, allora pari, qui non l'ha allungato, pari, non l'ha allungato, pari, da Parigi, pari, cara, poi Mosca sarebbe Mosukuwa, vediamo se mi dà, Mosukuwa. Qua, Moscova, qua, Mosca, sempre. Il vero nome è Moscova, no? Non è Mosca, cominciamo Mosca, ma è Moscova. Mate, qua, Kikoki, cioè sempre aereo, Kikoki, te, Ikimasu, Ikimasu, Ikimasu. Un altro gancio, aspetta, e chi fa su, è qua sopra, ok, quindi sempre come ci, demo, pari che appunto vuol dire Parigi, pari, cara, Moscova, madre, qua, i cochi de ikimasu, ikimasu, ikimasu. Qui la traduzione, ho detto. Comunque da Parigi a Mosca ci vado in aereo. Parigi a Mosca. Ci vado in aereo. Ecco, aereo. Poi sempre lui che parla, qua tutta la descrizione, no? Quindi dice tutto il viaggio che fa. Dice. Sono uscite Moscova de Kishani, noi caete. Uragiosco. Ecco, è difficile. Uragio. Cotto su tocco stocco se quasi vadio stocco qui da buono c'è uraci scotto ma di chi massa vadio stocco dico uraci quindi non dico urati perché doppia la v non la sa pronunciare in giapponese c'è la v c'è la p e la b ma la v no vladi stocco non riesco a dirlo allora dice uraci su tocco di Vostok che appunto il capolinea della Transiberiana che sta su proprio alla fine della Siberia proprio sul mare del Giappone si affaccia ed è di fianco proprio vicino al confine con la Corea del Nord su questo confine ecco qua voilà. Sono uscite Mosca, quindi Mosca, ancora Moscova, Moscova, de Kishani, sempre con te, Kishani, Noi caete appunto che prende, cioè. Anzi cambiare, quindi cambiare mezzo di trasporto, proprio un verbo specifico, noi carete.
No, il caero proprio, cambiare il mezzo di trasporto. È vero proprio. Specifico. Quindi, non i caeri. Deve salire sul mezzo di trasporto. Noi. Caeri. Allora, vediamo un po' se canji giusto. Questo qua. Sì, ok. Controllo sempre perché il computer ci suggerisce un canji diverso. Allora, vediamo qua. Uragi. Uragio. Su. Vediamo se lo dà. Quattro su. Ecco qua. Vladivostok, infatti. Ecco qua. Vladivostok. Madre. È più difficile a scrivere in giapponese che insomma, dove sono originale, guardi lo stock, più facile. Ikimasu. Quindi, Iromachi, sempre. Allora, uscite. Mosukuwa. De Kisha. Kisha. Ni. Non li caete. Sì, non li caete. Noi caete. Virgola. Ora. G. O. Su. Faccio stock. Mate. Ikimasu. Abbiamo fatto. Allora. Traduzione. Ah, poi a Mosca cambio e prendo il treno per Vladivostok. Poi a Mosca maiuscola, città Mosca, cambio e prendo il treno per Vladivostok. Vladivostok. Ok. Vladivostok. Poi dice Soekara Nihon de Funega Hikoki desu. Poi fino in Giappone c'è la nave o l'aereo. Soekara in seguito, Soekara Nihon Giappone, mare cioè fino a Giappone. Fune è la nave, quindi nave. Ka vuol dire, oppure in questo caso non è il ka della domanda, ma è ka, che vuol dire oppure. Hikoki, quindi aereo, e des è aereo, quindi o nave o aereo, dice, decide di prendere. Quindi sempre che parla, B. E abbiamo detto, Soekara. Nihon. Mare e fune. Ah, questo fune bisogna cercare che me lo dà. Dov'è? Ecco qua. Ecco. Fune, questo vuol dire nave, appunto. Fune. Ka. Hikoki. Hikoki. Aereo. Hikoki. Adesso. Quindi se abbiamo C, Soekara Nihon, Mare, Fune, Ka, Ki, Ko, Ikoki, Des, Ikoki Des, ok. Noi abbiamo detto, e poi fino in Giappone c'è la nave Orei. Poi in Giappone c'è la nave un aereo 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 aereo
Ok. Allora, quindi mettiamo a posto queste cose qua, visto che non ci sono pagina. Allora, diciamo qua. Demo, pari cara, Mosukuwa, Madewa, Ikoki de Ikimasu. Comunque, da Parigi a Mosca ci vado in aereo. Soshite Mosukuwa de Kishali, Norikaete, Urajo Sutoku, Made Ikimasu. Quindi, poi a Roma, ciao. Poi a Mosca, cambio e prendo il treno per Vladivostok. Che poi va tanto sbagliato, ci vuole i giorni, poi, no? Vari giorni ci vuole. Soika Nihon Made Funega Ikoki desu. E poi fino in Giappone c'è la nave con l'aereo. Ok. Ma qui c'è delle note, aspetta però. No, no, questo ancora dobbiamo fare, sì. Ok. Diciamo qua allora. Questo adesso è A che parla, che fa il commento dice. Sui bungi carga cacao de show. Ci vuole un sacco di tempo, dice. Ci vuole un sacco di tempo. Qua c'è la nota. Allora, nota. Allora, giganga cacao, ci vuole tempo. Letteralmente del tempo è utilizzato. Cacao è la forma convenzionale per dire ci vogliono 10 minuti, 3 ore, eccetera. Quindi si dice cacao. Ci vuole tempo, si usa sempre. Il verbo, appunto, il verbo specifico che serve qui, ci vuole dato tempo, il verbo che si usa nel tempo, per spiegare quanto tempo ci vuole. Quindi, allora, dov'è? Allora, Zuibun Jigan, Jigan, tempo ga. Cacao de show. Cacao de show. Cacao de show. Punto. Ah, qui c'è anche un'altra nota che mi ho detto. Allora, the show. Ok. Allora, the show in origine è la forma di des. È la forma di des. Desse, the show dovrebbe essere. Abbiamo visto recentemente un'altra lezione. Ma qui, dopo un verbo al grado inferiore, questa parola funziona praticamente come quelle particelle finali che incontriamo già da molto tempo. Come il neno, che abbiamo visto recentemente. Tutte queste particelle servono a indicare qual è l'attitudine di colui che pronuncia la frase nei riguardi della frase stessa. Qui si tratta di un'attitudine molto complessa. Mi dice, colui che pronuncia la frase sa benissimo che ci vuole molto tempo per fare un viaggio del genere, quindi non si tratta di una domanda vera e propria. Nello stesso tempo, e non vuoi fare un'affermazione decisa, in quanto non ha mai fatto questa precisa esperienza. Questo show tutto il significato che c'è. Questo impiego di the show è molto vicino a ciò che facciamo in italiano quando diciamo immagino che ci voglia molto tempo. Immagino che ci voglia molto tempo. Cioè, lui sa che ci vuole molto tempo, cioè immagina, però non avendo mai fatto quell'esperienza, quindi non è proprio certissimo. Quindi, insomma, lo dice così, insomma. Immagino che ci voglia molto tempo. Questo è the show, quindi tutta questa cosa qua. Quindi. La sfumatura dei verbi, no? Dei singoli parole, la semantica delle parole. Allora, quindi. Allora, Zuibun vuol dire enormemente. Zuibun. Allora, intanto scriviamo prima in Roma. Allora, Zuibun. Cicano. Che è il tempo, appunto. Ga. Cacao. 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 The show. Show. Wow. Ecco qua, the show. Ci vorrà un sacco di tempo. Ora un di tempo. Punto esclamativo. Ci vorrà un sacco di tempo. E dice allora, e qua si risponde, e cioè sì, Shigashi sono dei Itagoto, Takoto no Aru,
Tungashi ni yo to. Ichika no ka kakakuga. Nakunau no de zensem. Taiku tsushinai sodesu. Qua quasi lunghissima, quindi. Sì, ma secondo un amico che ci è andato in questo modo, sembra che si perda la nozione del tempo e che non ci si annoia affatto. Qui facciamo l'analisi della frase perché è bella lunga. Allora, vuol dire sì. Shikashi, punto. Shikashi, comunque, so vede questo. Itta, essere andato. Koto, proprio qui c'è anche un'altra parola, ecco. Koto Noaru, il fatto di, abbiamo già visto questo Koto Noaru, Tomodachi, che appunto è amico, Koto Noaru è trovarsi, Aru è il verbo trovarsi, Tomodachi è amico, Yoru, Yoru appoggiarsi, quando si appoggia, cioè, si appoggia a questo amico, Jika nel tempo. Kankaku è sensazione, quindi sensazione di tempo. Jika no kankaku, quindi sensazione di tempo. Nakunaru, sparire, quindi Nakunaru è sparire. Infatti, Naku, sai, Naru vuol dire esserci, no? Vuol dire esserci qualcosa. Naku è il negativo, quindi sarebbe Nai Naku, sarebbe Nai Naru, sarebbe diventa Naku, perché si traduce così, diventa Naku. Naku, Naru, quindi sparire. È il contrario di esserci, perché Naru vuol dire esserci e Nakunaru è sparire. Notate poiché Zenzen ha fatto Taikutsu Shinai, noia non fare, quindi Taikutsu è noia e Shinai è punto negativo di fare, no? Suo è fare, e Shinai è negativo, quindi non fare, quindi non fa noia. So adesso sembra che, so adesso. Allora, C5, la quinta nota, dice So te itta koto no aru tomodachi. Fino a non abbiamo incontrato questa espressione, non abbiamo incontrato che questa espressione, koto garu, che alla fine di una frase o di una proposizione, quindi koto garu, dice qua c'è koto garu, è lo stesso. Quindi come potete vedere la situazione è diversa, questa espressione dipende dalla parola tomodachi, un amico che ci è già andato in questo modo. In casi analoghi, e solo in casi analoghi, si può usare no al posto di ka. Di ga per indicare il soggetto, solo in questi casi si può mettere no, se no si mette sempre koto ga aru, in questo caso si può mettere koto no aru, solo in questo caso qua si può mettere. Casi specifici uguali a questo, quindi si riferisce all'amico che dice che c'è già andato, quindi lui si fa a quel garito l'amico suo, quindi un garito così, quindi quello è B che parla, B che parla, no, aspetta perché vediamo. Allora, di che parla? Allora, abbiamo detto che dice. Dice, allora, virgola. Shikashi soe de ita. Shikashi. Koto noaru. Koto. Tomodachi, cioè amico. Tomodachi. Ni. Yoruto. Yoruto. Jikan. No. Kankaku. La sensazione che ha vediamo kanji quasi ga Naruta Naku Naru Naku cioè non esserci Naku note cioè poiché note Zen Zenzen, Taikushi, anzi, Taikutsu, scusate, ho scritto male, ho detto male, Taikutsu,
tu, dai, comincia con me. Ok, Taikutsu, ok. Taikutsu Shinai. Shinai. Se, so des. So des. Quindi, chiamaci. E, vieni qua. Shikashi. Shikashi. So vide. Ita. Koto no au, no, au tomodachi, ni, yoru, yoru to, ego, jigana, no, e kankaku, ga, kaku, ga nakunau non è qua è lungo perché andiamo a causa zen zen taikutsu shinai shinai so adesso so adesso. Quindi abbiamo detto traduzione. Allora, da un po' giù. Ok. Sì, rispondo. Sì, via qua. Non è andata meglio solo. Ecco. Ma secondo un amico che ci è andato in questo modo, ma secondo un amico che è andato in questo modo, cioè con quel treno, no? In questo modo, sembra che si perda la nozione del tempo. Sembra che si perda la nozione del tempo. Il tempo. E che non ci si annoia affatto. Non ci si annoia affatto. Affatto. Ok. Ah. Ok, sono passate due frasi, vogliamo finire. Quindi, su chi è che parla? Ecco, questo qui è chi fa? Chi fa la domanda? E gli dice, gli chiede. Itsu Shupatsu Shimasuka? Quando parte? No, Itsu è quando. Shupatsu vuol dire partenza e Shimasu è fare, quindi fare partenza. Quando parte? Shupatsu è proprio la parola specifica di fare partenza. Cioè, non c'è un verbo per dire quando parte, cioè partire, non c'è si dice fare partenza. Su che è il verbo, appunto, fare qualcosa. Shimasu fare. Shupatsu è partenza. Quindi fare partenza. Non c'è proprio il verbo partire, c'è il verbo fare partenza, è un verbo composto. Tra la parola partire, tra la parola partenza è il verbo fare. Itsu. Shupatsu. Shupatsu. Mas K la domanda allora Itsu tu si può scrivere anche tu si può anche ti uso Itsu Shupatsu Mas quando parte? Quando parte? Una domanda. Quando parte? E quindi B, cioè, risponde, quindi l'ultima frase e dice.
Dice. Poi anche qua c'è un'altra nota. Mara, Hakiri Ikimete Imasenga, Chichigatsu no Hajime Goro, Ni Nau to Omimasu. Non ho ancora deciso esattamente, ma penso che sarà verso i primi di luglio. Mara, non ancora. Hakiri vuol dire con precisione, quindi non ancora precisamente, quindi ancora esattamente. Kimete, non essere deciso. Kimete Imasen, non essere deciso. Quindi ancora deciso. Ga, ma. Chichigatsu sarebbe luglio, sarebbe settimo mese, quindi luglio. No. Hajime, quindi inizio. Go, vuol dire circa, quindi circa. Ni Naru, quindi diventare, quindi sarà circa. To, o rimasto, ci penso. Allora, qua la nota. Hajime, Goro. L'aggiunta dell'espressione Goro ad una parola che indica una data rende questa data approssimativa. Shichigatsu no Hajime ni, ai primi di luglio. Shichigatsu no Hajime Goro ni, verso i primi di luglio. Quindi verso, quindi rende circa, quindi rende approssimativa. Non è preciso, quando metti coro, quindi verso, quindi inizio di luglio. Iniziamo, l'ultima frase. Mada, Mada. Hakiri, Hakiri. Kimete imasen. Kimete imasen. Ecco qua, col calcio. Ga. Shichigatsu. Shichigatsu. Ga. Luglio, cioè. Shichigatsu, no? Hajime, cioè inizio. Hajime. Hajime, infatti, vuol dire iniziare, non vero? Hajime. Beh, non è questo. Non è questo qua, è un altro kanji. Hajime. Dov'è? È questo qua, Hajime, qua. Hajime, Goro. Tanto circa, vuol dire Goro. Quindi, prossimativamente, all'inizio del... Allora, cosa succede? Un attimo, mi si è bloccata. No, che niente. Di Nau. To omimasu, no? Se proprio la forma to omimasu, che penso di fare qualcosa. Omimasu. To omimasu. Adesso questo abbiamo visto in grammatica, quando abbiamo fatto la grammatica proprio to omimasu, quindi tutto quello che c'è prima vuol dire penso di fare qualcosa, quindi tutto quello che c'è prima, la frase che c'è prima, si riferisce a questo. To omimasu. Quindi, guarda cosa ho scritto male. Quando ho dimenticato proprio. Allora, mettiamoci sempre Mara Hakiri Hakiri Mara Hakiri Kimete imasenga Shichigatsu, Shichigatsu, Hajime Goro, Ni, Naru, To, Omimasu, non ho ancora deciso esattamente, no. Esattamente. Viva, ma penso che sarà verso i primi di luglio. Sarà verso i primi di luglio. E stavolta non c'è nessuna battuta un po' strana, insomma, certe volte ci sono questi dialoghi un po' una battuta un po' strana, alla fine invece in questo caso niente, non ci ha messo niente di particolare.
Oh, no, trovi un momento, ok, leggiamo tutte le frasi e poi abbiamo finito il dialogo, vogliamo fare un po' di scrittura kanji. Allora, da qua, ricordiamo. Zubun Jiganga Kakao de Sho. Quindi, ci vorrà un sacco di tempo. Ci vuole un sacco di tempo. E Shikashi Soe de Itakoto no Aru Tomodachi ni Yoruto Jikan no kankaku ga nakunaru no de zenzen taikutsu shinai so desu. Sì, ma secondo un amico che ci è andato in questo modo, sembra che si perda non solo il tempo e che non ci sia noia affatto. Giorno e giorno, sempre su questo treno. Itsu shipatsu shimasuka? Quando parte? Quando parte? Abbiamo detto l'ultima frase, la leggiamo. Mara, ikari kimete imasen ga, Shichigatsu no Hajime Goro ni naru to omimasu. Quindi non ho ancora deciso esattamente, ma penso che sarà verso i primi di luglio. Ok. Salviamo. E questo è finito il dialogo. La prossima volta faremo un altro dialogo. Un altro dialogo, continuiamo sempre. Allora. Ok, messo il segnale di proposito. Allora, adesso qua ci chiudiamo qua e facciamo un po' di scrittura kanji. Vediamo un po' di disegnare kanji, cioè i diagrammi giapponesi. A questo chiudiamo, via. E mettiamo il disegno paint. Allora, che sta. Allora, questo qua, via. Apriamo un attimo il paint e disegniamo un po' di kanji. Altro che prendo il libro di Kanji, ecco qua. Ok, e vediamo 20 minuti a mezz'ora di disegnare un po' di Kanji. Allora, vediamo, siamo arrivati. Allora, vediamo cosa abbiamo fatto. Ah, vediamo questo. Vediamo questo che è Fuku. Fuku vuol dire fare ritorno a, ritornare a. E come esempio da Fukugen che vuol dire restaurazione, quindi restaurare qualcosa. Fukushu vuol dire revisione e ripasso. Quindi Fuku è lettura kun, anzi lettura on, scusate, lettura on, quindi di origine cinese. Quindi scritto in katakana. Se andate, come ho detto varie volte, se andate sul dizionario, cioè se prendete un dizionario di lingua giapponese, di kanji giapponesi, proprio quello che c'è in Giappone, trovate di fianco al kanji stesso trascrizioni hiragana o katakana. Se in hiragana è la pronuncia di origine giapponese, se in katakana è la pronuncia di origine cinese. In questo caso è la pronuncia di origine cinese. Quindi fuku, quindi sono 12 tratti, vediamo. Ichi, ni, san. Poi qua. Vediamo. Poi sotto. Nana, Aci, aspetta, avuto un po' qua, lo faccio perché non mi piace. Due pezzi. Aci, poi qua, giù. Luigi, e questo pezzo qua. Giù di, avuto un po' male. Che succede? Detto, è partito il mouse. È partito il mouse qua. Luigi, giù di, ecco qua. Fuku, abbiamo detto Fuku, quindi lo scriviamo in katakana. Lo scriviamo in katakana appunto perché pronuncia d'origine cinese, quindi katakana. Lo scriviamo Fuku. Così, allora. U e Q. Purtroppo è tutto ondulato, però purtroppo questa cosa, come ho spiegato altre volte, questo computer non capisco perché mi fa così. Fuku. Quell'altro computer invece faceva questo. Poi vediamo. Altro kanji. Ah, questo è bello. Heki. Heki vuol dire gioiello.
Echi. E anche questa pronuncia. Aspetta, questo abbiamo fatto. Ma questo abbiamo fatto. Ah sì, abbiamo fatto tanto, non ho segnato niente, niente. Allora, niente, questo abbiamo già fatto. Che okay, beh, ho scordato. C'è un nuovo verbo, c'è un verbo. Taeru, taeru di sopportare. Naturalmente pronuncia kun, dove c'è giapponese, perché abbiamo visto che i verbi di solito hanno tutti pronuncia. Pronuncia dove c'è giapponese. Posso avere anche pronuncia d'origine cinese, però sicuramente la pronuncia d'origine giapponese. Quindi Taeru. Taeru riesco a portare. E sono 9 tratti. Allora, scriviamo qua. Allora. Così. E. Donna, poi qua, go, qua, Nana, Aci, qua, 9 tratti, punto. Tae, che voglio sopportare, in questo caso lo scriviamo in... Lo schiamo in hiragana perché appunto è pronuncia di origine giapponese. Quindi Taeru, qui schiamo. Ta. Ta. Tra parentesi Eru perché è la parte che cade quando si coniuga il verbo, quindi Eru tra parentesi. Quindi schiamo. Aspetta, non vedo mai. Sfuggito di Taeru, chiaramente vuol dire sopportare, verbo sopportare. Poi vediamo altro verbo, ecco, in questo caso vedi c'è doppia pronuncia, cioè sia la pronuncia giapponese o quella cinese. Ma quella giapponese moeru e quella cinese nen, vuol dire bruciare. Infatti qua come esempio da nerio, che vuol dire combustibile carburante. Nerio, combustibile carburante. Moeru, quindi moeru vuol dire bruciare. Allora, sono 16 tratti. Bello grosso come ragazzi. 16 tratti. Meglio grande, insomma. Supera i 12, 13, 14 tratti, già comincia ad essere abbastanza grande. Allora, se riesco sempre a tenere aperto sto libro, come ci sta. Ecco così, ok. Allora. Andiamo un po' giù e scriviamo questo qua. Abbiamo detto Moeru. Allora, un attimo che guardo. Qui sempre l'ordine preciso di disegnare i tratti. Allora, Pitch. Poi qua. Lì. Ah, bello, è venuto malissimo. Ricordo che io stavo disegnando col dito sul page, quindi un po' difficile. È scritto un po' piccolo, si può fare. Ok. Poi qua io Luigi qua sotto Giussano io gioco 16, ok, sono 16. Questa parte qua è venuta un po' male, aspetta, lo rifacciamo perché non mi piace. È venuta un po' male, lo rifaccio tutto perché non mi è venuta male, ma non mi piace. Allora, lo rifacciamo un po' meglio.
po' meglio. Senza che sto a contare. Così. Poi così. Ecco. Abbiamo detto che questo è Moero. Moero che vuol dire appunto bruciare. Quindi lo scriviamo sempre in hiragana. Quindi Moero. Moero sempre tra parentesi perché è la parte che cade quando si coniuga il verbo. Scriviamo mo tra parentesi eru come sopra eru molto brutto e lo facciamo mentre la pronuncia dice cinese NEN, di quello lo scriviamo in katakana, lo scriviamo in katakana perché appunto c'è lui cinese, NEN, scriviamo così, NEN, NEN, no, NEN, ok, ma è un NEN, bruciare, verbo. Poi, questo anche questo qua è bello, bello tosto da disegnare. Questo è uso, uso proprio così, pronuncia kun, tu dice in giapponese, vuol dire bugia, menzogna, falsità. Quindi uso, si dice uso, dice bugia, si dice uso. Quindi schiamo questo, allora uso. Allora, se riesco a tenerlo aperto, sto dico che purtroppo mi ci sta mai aperto. Allora, uso. Andiamo un po' più in giù qua. Così, ok. Allora, metto 15 dati. Quindi qua, cominciamo qua. Teach me san. Ricordo che per fare il quadrato si fa sempre 3 tratti, non 4. Non è 4 tratti. Allora, san, poi qua. Gone, go, poi, Roku, Nana, qui l'ho attaccato, l'ho avuto un po' basso, Nana, Nana, poi, Aci, Yu, poi, un attimo, sono andato. Ah, così. Qua sotto. Qua. Luigi. Giuni. Vedo come si chiama Giuni. Giussani. Contato mai questo da solo usa giugno giugo qua naturalmente unito così giugo ok 15 tratti quindi uso che appunto vuol dire bugia menzogna falsità e lo scriviamo in hiragana perché serve pronuncia d'origine giapponese quindi origine kun pronuncia kun quindi scriviamo uso scriviamo u e poi il so, adesso riesco a fare il so perché è un po' difficile fare il so con il dito. Vediamo se mi viene. Così, ecco, insomma, è venuto discretamente, so. Perché è uno dei tratti più difficili da fare. Col dito, insomma, disegnare. Appena viene meglio con la matita, però disegnare col dito. Non è tanto facile. Allora, poi vediamo. Che cosa facciamo qualcun altro? Allora, vediamo. Zo, proprio scritto Zo, cioè qua ho allungata Zo, e questa è pronuncia Hondo in cinese. Vuol dire costruzione. Infatti qua come esempio da Mokuzo, costruzione in legno.
quel carattere moku che vuol dire appunto legno, che abbiamo visto altre volte, che è lo stesso che si usa per i nomi dei giorni della settimana, per Mokuyomi, che appunto è giovedì. Mokuyomi, ultimamente vuol dire giorno del legno, perché i giorni della settimana hanno tutti i vari significati, no? Quindi lunedì, martedì, mercoledì, noi chiamiamo i nomi dei pianeti, invece vai i vari nomi della luna, il sole, il legno, il fuoco, l'acqua, quindi ogni giorno della settimana è diverso. E giovedì è Mokuyomi, che è appunto il giorno del legno. In questo caso Mokuzo, che vuol dire appunto costruzione del legno. Io scriviamo Zo, che vuol dire legno, e vuol dire costruzione. E sono 10 tratti. 10 tratti, adesso facciamo così. Allora. Ah, così, ok. Qua c'è. Dov'è? Non trovo più il cursore. Qua. Allora. San Don poi sotto Go Roku Nana poi qua Aci Q giù ecco qua 10 citati abbiamo detto Zo scritto in katakana perché appunto pronuncia Hondo Ishii Chiesa, quindi si chiama Zo allungato, quindi si chiama così. Così. Zo o allungato Zo. Andiamo a dire costruzione. Ok. Poi vediamo che altro. Ah, chi vuol dire andare, storia. E qua come esempio da Kigenzen, che vuol dire dopo Cristo, invece Kigengo vuol dire qui, anzi scusate, Kigenzen vuol dire avanti Cristo, Kigengo vuol dire dopo Cristo, quindi proprio sempre per contare gli annali, la storia, quindi le epoche, e su chi iniziale, Kigenzen, allora, chi, pronuncia Onno 12 cinese. Di solito queste parole qui hanno sempre l'origine, la pronuncia dell'origine cinese. Allora, un attimo. Allora, sono 9 tratti, 9 tratti. Ok, qui, diciamo qua. Allora, dice di Dan Don Go Roku poi qua Nana Aci Yu aspetta un po' troppo la prima parte facciamo Nana Aci che è venuto mai l'ultimo. Vabbè, no, perché tutto va? Niente. Ecco, tutto un po' meglio. Ok, chi? Quindi pronuncia on, luce cinese, lo schiamo in katakana. Abbiamo detto vuol dire annali, storia. Generale. Poi, ah, questo è bello. Fun vuol dire nebbia. Qua come esempio da fun iki, che vuol dire atmosfera aria, ma fun è nebbia. E pronuncia sempre l'origine cinese, quindi on pronuncia on. Quindi apro lo schermo in katakana. Allora, sono 12 tratti. 12 tratti è molto bello come raggi. Molto simmetrico come raggi. Allora, dov'è? Trova il coso. Il cursore. Allora, quindi. Itch. Di San qua poi Yon ma così fa Go Roku
Aspetta, questo è molto male. Qua si ripete. Nada. Pace. Poi qua sotto. Giù. Giù. Poi da giù. Giù, vici. Giù, ecco qua. Faccio un po' più aperto, un po' più stretto, fatemo troppo allungato così, un po' più, ecco, mi è meglio. Ok, è venuto un po' meglio, insomma, aspetta, adesso sbaglio l'ultima parte, lo faccio, oggi disegno un po' male, allora, li facciamo. Così, un po' meno ecco, allora, Fun, e vuol dire nebbia, anche questa è pronuncia on, quindi pronuncia cinese, quindi lo scriviamo in katakana, quindi scriviamo Fun, è sempre ondulato, perché deve venire ondulato, niente, non riesco a fare andare dritto, guardo il computer non ci faceva, quindi veniva tutto bene dritto e le linee invece, questo viene ondulato. Fun, nebbia. Poi vediamo. Un altro verbo. Kakomu. E vuol dire racchiudere, circondare. Ma Kakomu è la pronuncia appunto, come lo dice il giapponese. Poi c'è anche la pronuncia cinese che è I, semplicemente I. Infatti come sempre da Shui, che vuol dire circonferenza, giro, periferia, Shui. Allora, quindi Kakomu è verbo. Racchiudere e circondare. Adesso vedete come è fatto, che proprio ti dà proprio il significato di quello che è appunto il punto significato, proprio, da disegno si capisce, infatti i kanji sono ideogrammi, appunto perché derivano da, sono disegni di idee, no? Ideogramma, cioè l'idea che viene disegnata, un po' come i geroglifici, no? Niente, mi si chiude lì. Quindi da un disegno si cerca di far capire anche un po', dopo sono stati stilizzati, quindi col tempo sono cambiati, però alcuni sono rimasti con delle forme abbastanza intuibili. Aspetta, se riesco a tenere aperto il libro, non mi ci sta, ok. Allora, andiamoci qua, scriviamo, disegniamo. Allora, abbiamo detto Kakomu, quindi racchiudere e circondare. Allora, qua, Ich, I, poi dentro. Yon, go, go, aspetta più lungo, aspetta, lo rifaccio che non ti mai. E poi si chiude, no, ecco qua, si chiude, è chiuso, circonda, sette tratti, e questo è Kakomu. Il Kakomu lo scriviamo appunto in hiragana, pronuncia luce giapponese, quindi Kakomu. E muta la parentesi perché è la parte che cade quando si coglie il verbo. Quindi adesso scriviamo mu. Un po' difficile da scrivere, Kakomu, ecco qua. Mentre la pronuncia di Geon è I, semplicemente I. I, ecco qua. Kakomu, I. Quindi, abbiamo detto circondare, racchiudere e circondare. Poi vediamo. Facciamo un altro, poi basta, poi chiudiamo. Allora, Sai pronuncia anche questa pronuncia On, pronuncia cinese. Vuol dire momento, occasione. Qua come esempio da Jisai, che vuol dire verità, realtà. Kokusai vuol dire internazionale. Sono vari usi che si danno in questo kanji. Poi da solo vuol dire momento, occasione. E sono 14 tratti. Anche questo è abbastanza bello graficamente. Allora, diciamo questo, poi chiudiamo. Allora, andiamo qua.
superficie di San. Beh, sono partito dopo. Qua, che vedete che riprende un tratto che abbiamo già visto prima. Poi qua pace, poi sotto più giudici giudici giusto, ok, dopo ok, giusto, aspetta, deve essere 14, ho contato male, aspetta, ic, di, san, don, go, aci, giù, san, ci vai così, ho contato male, ok, sono 14 dati, abbiamo detto, quindi, sai, momento, occasioni, quindi sempre in katakana, quindi si chiama, sa, beh, questo scrivo, questo è il tornei, vedo la cancella. Un attimo, è venuto un po'. Io questo qua. Questo è il tornei. Sono confuso. I, questo qua. Questo è I. Ecco qua. Sai, quello sotto sai. Che vuol dire momento occasione. Ok, questo ci fermiamo. Ok, mi è caduto per terra. Il segnale. Ok. Allora, questo ci fermiamo. Adesso questo lo salvo. Lo salvare tutti, io metto un'altra volta così. Tutti i disegni che ho fatto, cioè tutti salvati. Allora, qua, siamo. Così, vediamo. Ok, fine live, mi siamo andati a fine live, sono stata interessante, quindi divertente, insomma, come live, con questo abbiamo studiato qualche altra parola nuova, quindi abbiamo visto frasi nuove, dialoghi nuovi su giapponese, dei giapponesi. E niente, noi ci vediamo sabato, continuiamo a giocare con un gioco di Nintendo 64, della Star Wars Shadow of the Empire. E continuiamo con il gioco lì. Purtroppo il video, come ho trattato, non ho trovato niente interessante. Adesso appena troviamo un video vedremo, perché non lo trovo, continuiamo solo a giocare e vediamo, andiamo avanti. Sono arrivato a quel punto in boss di livello, quindi adesso vediamo come si può fare. Domani magari un pomeriggio ci metto un po' di vedere come si può fare e poi quindi, sabato ci giriamo un po' e poi martedì prossimo riprendiamo a parlare di manga, di un autore di manga, mangaka. Adesso non vi dico chi è, ve lo dico sabato. Gli parlerò e poi giovedì prossimo continuiamo con le lezioni giapponesi, come ho detto l'altra volta, arrivo fino alla centesima, poi ci fermiamo e quindi niente, allora, quindi ci vediamo sabato, aspetta, guardate, diciamo all'inizio, ah niente, mi si sta per scaricare, niente, un attimo, mi si sta per scaricare il computer perché non ho collegato la batteria, ecco, già mi sono accorto, se mi si è sbagliato. Ok, dicevo. Allora, spero che questa live sia stata interessante, divertente, quindi se volete iscrivetevi al canale, facciamo aumentare i follower, più sono meglio è. Adesso però posso mettere a posto questa cosa perché c'era il contatore di follower e è scomparsa, insomma, non capisco perché. C'è la fonte c'è ma non funziona il collegamento. Non so perché. Intanto qua c'è qualcosa che non funziona. OBS. Dicevo quindi iscrivetevi al canale se volete sostenere il canale potete fare appunto perché il canale ancora non è affiliato a Twitch perché iscritti sono pochi, non potete fare né sub né usare i bit o qualcosa di, quindi se volete sostenere il canale potete fare una piccola donazione tramite Streamlabs o coffee.com, dove vi è più comodo e vi ringrazio già da ora, oppure potete acquistare il mio ebook che trovate su Amazon a 5 euro. Poi naturalmente ci sono i vari social che appunto oltre qui al canale Twitch, quindi iscrivetevi al canale Twitch, potete iscrivervi anche al canale YouTube dove trovate tutte le live precedenti, quindi anche questa domani la pubblico sul canale YouTube e trovate insieme a tutte quelle precedenti che abbiamo fatto
Al mattino, quando parliamo di manga, letteratura e cinema giapponese, alternativamente, e a giovedì, appunto, quando facciamo lezioni con giapponese, al sabato, quando usciamo un po' giochi vintage e vediamo qualche video quando troviamo qualcuno. E oltre ai video che ho fatto andando su bici, i itinerari ciclisti si c'è ancora. Potrebbe essere interessante, soprattutto per chi non è della zona, magari trova qualcosa interessante, da uno spunto per venire in vacanza qui. Qui a Puglia ancora, magari trova qualcosa di bello, qualche posto bello, quindi sia se gli piace andare in bici, ma anche come posto bello da visitare in auto, quindi può andare tranquillamente. E quindi questo è tutto sul canale YouTube. Poi c'è la pagina Facebook dove metto tutti i vari avvisi, anche stamattina mi sono avviso che mi hai fatto la live, quindi se voi vi iscrivete sarete sempre aggiornati per sapere se c'è qualche problema, vi metto l'annuncio se magari è saltato la live, qualcosa succede. Qualche imprevisto che devo saltare la live, metto sempre l'avviso sulla pagina Facebook e metto anche i link dei video pubblico su YouTube, su TikTok, quindi iscrivetevi, siete sempre aggiornati. Poi c'è il gruppo Facebook, la pagina Instagram dove metto varie foto, insegno cose varie, e appunto la pagina TikTok, presto pubblicherò qualcosa di nuovo su TikTok, poi subiamo. E poi c'è la mail, talkbacker@libero.it. Quindi ho detto tutto, allora niente, noi ci vediamo appunto sabato, ci vediamo sabato e giochiamo un po', continuiamo a giocare un po' con Shadow of the Empire di Star Wars. Allora niente, un saluto a tutti da Tokubaki, buonanotte e alla prossima.